con uno dei curatori della comunicazione per presentare l'avvio della programmazione di scena Spazio Cinema Eventi e Nuove Arti da venerdì 24 settembre 2021. Ben trovato! Buonasera a tutti quanti, a tutte gli ascoltatrici e ascoltatori. Cos'è scena? È uno spazio riaperto dalla Regione Lazio il 7 giugno, al cui interno ci sono una serie di iniziative che riguardano per lo più il cinema, ma che riguardano anche le nuove arti, la letteratura, lo spazio eventi. Quindi dal momento dell'apertura a giugno ci sono state una serie di rassegne cinematografiche che hanno visto coinvolte varie personalità del mondo del cinema come Susanna Nicchiarelli, Daniele Vicari, Eleonora Danco. Ci sono state anche rassegne tematiche come il Festival Mujeres oppure la rassegna della Settimana della Critica a Venezia, la rassegna curata dal Film Studio sui César d'Oro e i cortometraggi, il Festival Queer. Insomma, è un programma che cerca di dare voce e anche ascolto a tutte quelle che sono anche le realtà cittadine, regionali e anche internazionali, anche attraverso un comitato di indirizzo che vede al suo interno molte voci del cinema, appunto nazionale, regionale, cittadino. Come era nato il progetto? Dal recupero del Film Studio. Per cui dove scena in via degli Orti della Libertà c'era il Film Studio, uno dei più antichi e molto noti e sicuramente citati cineclub italiani. I locali a un certo punto stavano andando in disuso e c'è stato un tentativo di recupero e ripristino da parte della regione. Come è strutturata la gestione? Attraverso un comitato di indirizzo, per cui tutti coloro che sono all'interno del comitato di indirizzo propongono rassegni, cicli. Ad esempio la Scuola Volontè ha proposto una rassegna che si chiama Buona la Prima, dove vengono visti anzitutto i film dei talenti del cinema italiano e poi si fa una chiacchiera con i registi, con le registe, anche con le persone, con le maestranze, gli attori. Ad esempio nel caso della Volontè c'è stato Corpo Celeste, di seguito c'è stata una chiacchierata molto amabile con Alice Rohrwacher, ma ci saranno anche i documentari dell'Istituto Luce. Amod presenta alcune proposte d'archivio, ci sono anche le rassegne alcune volte tematiche, collaborazioni con molti festival, dallo Slow Film Fest che è il Mad Film Fest. E poi ci sono anche dei curatori esterni che propongono delle rassegne, ad esempio nelle prossime rassegne che faremo tra di Adriano Aprà, ex Film Studio, Fuori Norma, si chiamerà. È prevista un'attività quotidiana con dei giorni fissi dedicati a qualche evento? Il martedì tendenzialmente è questo di Opera Prima, il mercoledì è dedicato al documentario, non sono tutte le settimane perché poi magari ci sono gli altri appuntamenti come la Festa del Cinema, in questo caso appunto scena sarà una delle sale della Festa del Cinema. Per tutte le informazioni ci sono dei riferimenti web? Sì, c'è il sito scenaweb.it e ci sono anche una pagina Instagram e Facebook, Spazio Scena. Tra l'altro un'altra cosa che mi piace aggiungere è che anche attraverso i social si possono anche proporre eventi che non riguardano soltanto il cinema. Ad esempio fra i prossimi eventi che faremo ci saranno anche presentazioni libri, per esempio Alan Pauls col suo ultimo libro, uno scrittore argentino molto bravo, il libro si chiama La Meta Fantasma, e per rappresentarlo insieme a Ilaria Gaspari proprio all'interno di scena, che ha due sale, questo mi ci tengo a precisarlo, una sala cinema e l'altra sala che è una sala caffetteria polifunzionale dove si possono fare anche degli incontri. A questo proposito, a quali progetti si sta lavorando? I prossimi progetti, un po' l'ho spoilerati dicendoti la partecipazione con alcuni festival e la rassegna di Aprà. Ma c'è anche una rassegna di Costanza Quadrigli in programmazione, ci sono i festeggiamenti della Scuola Volontè che è al suo decennale. Quindi ci sarà una rassegna dedicata a loro e da loro curata, ci saranno anche appuntamenti curati dal Film Studio, quindi sul cinema sperimentale a fine novembre e il 25 novembre una giornata tematica sempre del Film Studio sulla violenza contro le donne. Beh, i riferimenti ce li hai dati, ricordiamo scena, spazio cinema, eventi e nuove arti, da venerdì 24 settembre 2021, la nuova programmazione, un saluto e un ringraziamento al curatore della comunicazione. A presto! A presto a tutti e a tutte su Radio Onda Rossa, viva Radio Onda Rossa, ciao!